Benvenuti a questo nuovo appuntamento con i video approfondimenti dell'OSEF. Oggi parleremo di Made in Italy, qualità alla nostra portata. Do il mio benvenuto inizialmente alla dottoressa Pina Ticerno, europarlamentare, Commissione per l'Agricoltura e la Cultura. Dottoressa Ticerno, le faccio subito una primissima domanda. Comparto agricoltura. Quali sono i numeri reali della crisi, della situazione in cui andremo incontro da qui, pensabilmente, fino a fine anno, sia a livello italiano sia europeo? Il comparto agricolo soffre soprattutto per la chiusura quasi totale purtroppo del settore oraca e per le difficoltà nelle esportazioni, lo sappiamo. In Europa stimiamo gravissime perdite in diversi settori. In primis, ne abbiamo parlato diverse volte, c'è cioè quello che del vino, ma anche il settore dell'ortofrutta, delle carni, del florovivaismo, di cui ci siamo occupati anche con Enrico. Per l'Italia resta drammatica la situazione del settore del vino, dove si stimano perdite che sfiorano il 50% e qualche volta lo superano anche. Inoltre quasi 4 aziende ortofrutticole su 10, quindi quasi il 38%, sono in difficoltà secondo l'analisi diffusa da Coldiretti, anche per il cambiamento delle modalità di acquisto e a causa degli aumenti mensili di spesa che vanno dal più 14% per la frutta, addirittura al più 24% per gli ortaggi nei supermercati. E questi aumenti non hanno però compensato le perdite all'estero e nella ristorazione. Il 70% delle imprese agroalimentari che esportano ha segnato una diminuzione sostanziale delle vendite all'estero nel mese di marzo, in particolare per effetto di una pioggia incredibile di disdette che arrivano dai clienti di tutto il mondo. Quindi tutto il comparto soffre gravemente e di questo noi siamo assolutamente consapevole. Quindi questi numeri ci danno un quadro per capire la drammaticità della situazione, la necessità di misure di sostegno che devono arrivare immediatamente anche dalle istituzioni europee. Diciamoci chiaramente che quelle che sono già arrivate non sono sufficienti, perché anche le ultime proposte della Commissione sotto forma di atti delegati, di implementazioni, non sono del tutto sufficienti per aiutare le nostre aziende agricole a superare questo periodo, questo momento assolutamente complicato. Quello che abbiamo chiesto, quello che è necessario secondo noi, è subito un bilancio extra, cioè dei soldi aggiuntivi al di là dei soldi e dei fondi PAC per rispondere a questa gravissima situazione, a questa gravissima emergenza. Grazie mille, dottoressa Ticerno. Cos'è il regolamento transitorio? Quali sono le misure messe in campo dall'Europa per arginare la crisi? Devo ricordare come i negoziati della riforma delle PAC stanno andando a rilento, così come quelli sul piano finanziario pluriennale. Per questo motivo si è reso necessario trovare una soluzione per non, come dire, lasciare gli agricoltori senza una politica agricola fino a fine anno, quando arriverà cioè la scadenza naturale della PAC 2014-2020. E quindi l'esigenza di un regolamento transitorio che la Commissione Agricoltura ha votato, come sapete, poche settimane fa all'unanimità e che prolunga de facto per altri 2 anni l'attuale PAC, dando così sicurezza, quello che ci chiedevano tutti gli operatori del settore, sicurezza per le aziende agricole europee, per continuare a ricevere il sostegno necessario e non interrompere quindi nessun programma di sviluppo rurale. Le norme così approvate concedono agli Stati membri delle proroghe per la modifica e per l'estensione dei programmi di sviluppo rurale e inoltre i programmi operativi continueranno fino alla fine della scadenza, in particolare per ortofrutta, vino e apicoltura. Stessa cosa per le misure ambientali, per l'agricoltura biologica e per il benessere animale, che potranno essere estese oltre il periodo transitorio se naturalmente questo si renderà necessario. Abbiamo anche chiesto, mi piace ricordarlo, che venga approvata una riserva di
crisi al di fuori del bilancio della PAC, con la possibilità di non dover restituire gli importi che non sono stati utilizzati. Rimane ora la difesa di questi risultati nel negoziato che avremo con il Consiglio, dopo i quali si approverà definitivamente l'estensione di questa PAC. Ma ancora più importante sarà mantenere il budget dedicato alla politica agricola invariato, a maggior ragione in questo periodo di grande difficoltà, e lo sappiamo bene, per le nostre aziende agricole. Diritti di impianto vitivinicolo. Cos'è veramente successo in Italia e cosa può concretamente succedere? Con il voto in Commissione Agricoltura lo scorso 28 aprile abbiamo approvato un'estensione della durata dei diritti di impianto. Chiediamo cioè di estendere la possibilità di convertire i diritti di impianto dei vigneti in autorizzazioni fino al 31 dicembre 2022, permettendo ai nostri viticoltori di utilizzare i loro diritti in portafoglio e di non perdere, come in Italia, varie migliaia di ettari di potenziale vitivinicolo. Questa estensione dovrà trovare naturalmente conferma nel voto dopo i negoziati del Consiglio, ma siamo, come dire, abbastanza confidenti in un esito positivo e stiamo lavorando ovviamente in questo senso. Made in Italy, made in Campania, come possono rappresentare queste realtà delle opportunità strategiche per un rilancio post-Covid? A cosa secondo lei dovrebbero puntare gli imprenditori del settore? Grazie alla flessibilità che le misure hanno dato risposta alla crisi e grazie anche agli aiuti che stiamo negoziando sia a livello europeo ma che arriveranno anche grazie al governo italiano con il decreto rilancio, le nostre aziende dovranno necessariamente ripartire dal mercato locale. Sappiamo bene che esistono e che ci saranno ancora delle difficoltà importanti nelle esportazioni, perché queste non si esauriranno con la riduzione delle misure di sicurezza, con le riduzioni delle misure di distanziamento. Quindi ci si dovrà in primis concentrare sul mercato interno, sul mercato europeo. Questo ormai lo abbiamo abbastanza chiaro. Naturalmente l'export verso i paesi terzi è fondamentale per tutto il Made in Italy e noi dovremo lavorare per riportarlo ai livelli ottimi di crescita pregressi. Dopodiché dobbiamo anche considerare, lo sapete, che ci sono e c'erano anche prima dell'emergenza Covid, per esempio, dei rapporti difficili con l'attuale amministrazione USA, che come sapete è il nostro principale mercato di sblocco quando parliamo di prodotti made in, e quindi insomma su questo sarà necessario lavorare. L'avevamo già cominciato nel periodo pre-Covid, dovremo rilanciare. Commissione Agricoltura, ma anche Commissione Cultura. Dottoressa Picerno, uno dei temi caldi di queste settimane è all'interno della fase 1 e all'esterno, come si suol dire in un gioco di parole, delle mura domestiche, nella fase 2, la donna. Ruolo, criticità, opportunità, colte e non colte. Qual è il valore aggiunto che le donne e le imprenditrici oggi possono dare al rilancio della società e dell'economia? Questo periodo di quarantena, questo periodo di crisi è, sappiamo, molto difficile per tutti, ma rischia di essere particolarmente complicato e particolarmente difficile per le donne in particolare. Non solo la quarantena forzata ha aggravato moltissimo la situazione di migliaia di donne che sono vittime di violenza e di abusi domestici, ma sappiamo anche che i lavori più colpiti dalla crisi economica sono lavori precari e sono lavori di assistenza e di cura che per la maggior parte, come sapete, sono svolti dalle donne. E allora come delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo abbiamo chiesto in una lettera accorata alla Presidente della Commissione Europea che il piano di rilancio e il prossimo bilancio pluriennale abbiano una linea dedicata al sostegno alle donne, sia per quel che riguarda la loro difesa, sia per quel che riguarda la loro indipendenza economica e quindi il loro ruolo all'interno della nostra società. Una situazione di grave depressione economica come quella che stiamo per affrontare, in una situazione come questa non possiamo permetterci di sprecare un potenziale di ricchezza materiale, umana, culturale, che deriva appunto dalla sapienza delle donne, dal saper fare delle donne, dalla loro capacità imprenditoriale. Quindi su questo siamo al lavoro, lo saremo ancora di più nei giorni e nelle settimane che verranno.
Do ora il mio benvenuto al dottor Francesco Di Sarno, Regional Food and Beverage Sales Manager di NVG. Benvenuto, dottor Di Sarno. Anche per lei una primissima domanda. Il Made in Italy come chiave per nuove strategie di rilancio post-Covid. Ormai parliamo sempre di rilancio, chiusa la fase 1. Certificazioni. La certificazione come base necessaria e indispensabile per il rilancio. Qual è la situazione però attuale delle certificazioni? Buongiorno, grazie per l'invito. Io direi innanzitutto facciamo un distinguo tra quelli che sono i servizi di certificazione e gli altri servizi, comunque di verifica o di training, che possono supportare, diciamo, le aziende italiane in questo momento veramente difficile. Io direi che tra gli altri servizi inizierei a fare un esempio. Ci sono i servizi di informazione e formazione, che sono molto importanti, dopo vedremo anche perché. E vorrei dire che noi durante il periodo di lockdown, come DNVGL, siamo stati vicino ai nostri clienti con attività, diciamo, webinar a titolo gratuito, trattando tematiche molto importanti, attinenti in momento specifico, vedi business continuity o vedi attività di risk management o, diciamo, altre tematiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori. Quindi le aziende in generale che hanno lavorato in questo periodo, anche durante il periodo del lockdown, e quelle che stanno per aprire o riapriranno, hanno dovuto affrontare due aspetti molto importanti. Uno, sicurezza e salute e sicurezza dei lavoratori, che, diciamo, è il primo obiettivo dell'azienda. E poi il secondo è garantire la sostenibilità economica, quindi la business continuity, perché subito dopo la sicurezza dei lavoratori c'è la sicurezza economica, la sostenibilità dell'azienda. Chiaramente in questo scenario le aziende hanno messo, diciamo, in moto un'organizzazione, noi italiani come al solito sappiamo reagire molto molto bene, hanno messo in moto una complessa macchina organizzativa, talvolta imponente a dire il vero, per far fronte, diciamo, a questo obiettivo veramente importante, che è la salute e sicurezza dei lavoratori. Ma ovviamente, chiaramente, anche, come dicevo prima, per tutelare, diciamo, il business e quindi la continuità e la sostenibilità economica. Le aziende hanno fatto tanto, ma a un certo punto si sono posti una domanda, i datori di lavoro, i proprietari, i direttori generali, il management, dice: ma le azioni che abbiamo adottato fino ad oggi sono sufficienti, sono coerenti con tutte le prescrizioni che abbiamo ricevuto? Tutte abbiamo visto quante prescrizioni, come cambiavano durante, diciamo, di giorno in giorno, di settimana in settimana. Sono sufficienti per tutelare la salute e sicurezza dei propri dipendenti? Quindi in questo punto ecco che DNV si è sentita in qualche modo tirata in campo, perché diversi clienti ci hanno chiesto supporto, è stato proprio un bisogno concreto. In realtà questa è un'attività tipica, fa parte della nostra core competence, perché DNVGL in realtà è nato proprio in ambito risk managing, ossia gestione dei rischi e quindi chiaramente anche rischi legati alla salute e sicurezza dei lavoratori. Noi siamo partiti nel definire e supportare le aziende nel costruire piattaforme petrolifere, quindi potete immaginare quali sono gli enormi rischi. Quindi in linea chiaramente con questa, diciamo, nostra core competence, abbiamo iniziato a supportare i nostri clienti durante questo periodo veramente difficile. Direi, siamo partiti da cose molto più semplici, vedi la filiera alimentare che ha dovuto continuare a lavorare. È pur vero, diciamo, che i propri clienti sono stati, diciamo, disponibili, hanno capito il momento difficile, per cui anche certificazioni che potevano subire, diciamo, una scadenza, c'è stata una certa apertura, diciamo, da parte di molti clienti. Però DNV, pur di supportare queste aziende che stavano ancora lavorando, ma volevano evitare chiaramente la presenza fisica anche da parte dei nostri auditori in azienda, ci siamo attrezzati, a livello di DNV già sta investendo da anni sul mondo digitale, diciamo, ci siamo organizzati per poter erogare le attività in remoto, utilizzando tutte le tecnologie a nostra disposizione. È stato un grosso valore aggiunto per le aziende e siamo stati vicini ai nostri clienti sia per garantire, diciamo, il mantenimento della certificazione, ma chiaramente indirettamente per garantire anche in qualche modo supportare la business continuity. Vi posso dire che abbiamo erogato migliaia di giornate in questo periodo di lockdown in modo remoto.
Dall'altro lato però abbiamo aziende che chiaramente, dall'altro lato abbiamo aziende come quelle del settore alimentare o di altri settori industriali, modo o altri, che però si stanno ponendo il problema rispetto all'aspetto sicurezza dei lavoratori, come dicevo prima. Sicurezza dei lavoratori significa che ogni azienda ha dovuto in qualche modo mettere su un protocollo in base al quale, diciamo, evitare, mitigare i rischi dovuti, diciamo, ad una contaminazione da Covid. Ma la domanda appunto che si sono poste, dicono, è sufficiente, va bene. Quindi DNV ha fatto quello che sa fare, praticamente, ha messo su, diciamo, un protocollo di verifica, quindi abbiamo definito una serie di moduli all'interno di questo protocollo di verifica con centinaia di domande, in modo tale da valutare innanzitutto se il protocollo dell'azienda ha in qualche modo recepito tutte quelle che sono le indicazioni a livello nazionale o di altri stakeholder, ma in molti altri casi siamo andati e stiamo andando in campo per verificarne l'applicazione, perché l'azienda vuole anche essere certa che effettivamente quanto definito in un protocollo di rientro in azienda sia effettivamente applicato. Se ha definito le regole per mitigare il rischio, vuole essere sicura che effettivamente le stiano applicando. Inoltre, quando dicevo prima altri servizi, ritorneremo sull'aspetto training, formazione, informazione, è ovvio, voglio dire, che c'è anche un'attività di supporto alle aziende nel comunicare ai propri dipendenti, nel fare formazione o informazione su questa tematica. Perché voi mi insegnate, si può fare un protocollo perfetto, ma se poi qualcuno non me l'ha spiegato, non mi ha insegnato come operare e non vado a verificare in campo se è realmente applicato bene, resta un bel libro in una libreria. Come è evoluto e come sta evolvendo in questi giorni il mondo imprenditoriale e la realtà più ampia dei consumatori in relazione e non solo alla certificazione, ma ha sempre maggior bisogno di certificazioni. Quando andiamo al supermercato controlliamo sempre di più, insomma, le etichette. Quindi trasparenza, sapere da dove vengono i prodotti, come sono stati creati, fatti, rielaborati. Ma in cosa consiste effettivamente tale trasparenza? Allora, noi dobbiamo partire da un punto molto importante, da uno stakeholder molto importante, che è il consumatore. I consumatori, ormai lo sappiamo tutti, chiedono sempre alle aziende sempre di più. Chiedono azioni e prodotti sempre più sostenibili e trasparenti. Spesso tali richieste hanno anche pubblicamente prese di mira marchi specifici, in particolare grandi brand. Ma questo oggi in un mondo digitale, diciamo, è una cosa che non ci deve meravigliare, perché oggi si parla molto di iperconnettività. È vero, l'iperconnettività ora sta dando la possibilità di comunicare, di avere accesso a informazioni in modo molto veloce. Quindi in realtà, da un certo punto di vista, le aziende sono esposte, diciamo, a questa iperconnettività, ma dall'altro lato hanno anche, diciamo, una grande opportunità di comunicare in modo molto veloce e in real time ai consumatori quello che vogliono, quello che chiedono in merito a quel prodotto. Perché voi sapete bene che oggi, voglio dire, la filiera lineare, diciamo, una supply chain lineare, è un lontano ricordo. Quando io studiavo all'università, io sono un agronomo, si parlava di una filiera lineare. Oggi le filiere sono molto complesse e l'azienda, voglio dire, anche se non è proprietaria della filiera, ma usufruisce della filiera, non è proprietaria delle singole aziende lungo la filiera, deve garantire, perché il consumatore glielo chiede, deve comunicare aspetti che riguardano la trasparenza, la sostenibilità, tutti gli investimenti, e chiaramente non economici, in termini di effort e di risultati che sta ottenendo lungo la filiera. Immaginate la filiera del pomodoro, voglio dire, molto importante, tutte le problematiche che ci sono con gli aspetti etici. Immaginate la filiera della moda, no? Spesso vediamo diciamo in televisione alcuni, diciamo, programmi che a volte, anziché essere di tipo investigativo, mi sembra più uno scoop, perché poi sapete che toccare alcuni prodotti, in particolare quelli alimentari, si ha, diciamo, un'audience molto elevata, per cui alla fine, diciamo, il consumatore si trova al centro di una situazione, dice: ma mi posso fidare? Perché, vuol dire, il brand, l'azienda mi dice che il suo prodotto, c'è scritto, questo prodotto è sostenibile, questo prodotto ha ottime qualità, è 100% italiano, ma dall'altro lato poi in realtà ci sono una serie di indicatori, evidenze,
che fanno credere il contrario in merito a quel prodotto, processo o a quell'azienda. Io devo dire la verità, fortunatamente lo zoccolo duro delle aziende, nostri clienti, ma non solo direi del mercato italiano, sono aziende che fanno tantissimi sforzi per dimostrare ai propri consumatori quanto stiano facendo per garantire una filiera sostenibile, per garantire prodotti di qualità. Stanno facendo una serie di cose, però c'è una difficoltà nel comunicarlo. Lei mi diceva la certificazione non è più abbastanza, perché molto spesso le dico, anche noi che lavoriamo nel settore, le dico che ogni giorno escono nuovissimi standard, diventa difficile stare dietro e molto spesso il linguaggio è molto tecnico, per cui in realtà vale più in una relazione B2B che in una relazione B2C. Quindi deve diciamo, cambiare il modo di comunicare al cliente. Quindi DNVGL cosa ha fatto? Ha fatto una cosa molto semplice. Noi abbiamo lanciato circa 2 anni e mezzo fa un servizio molto interessante, che in qualche modo è un ponte tra il brand, l'azienda e il consumatore. Il consumatore ha delle aspettative, l'azienda, il brand sta facendo tanti sforzi, ma non riesce a comunicare. Ci sono tantissime survey che dicono che il consumatore vuole sapere di più, il 70% chiede trasparenza. Molte aziende, soprattutto i business leader, dicono che loro stanno facendo già tanto, ma evidentemente c'è questo gap di fiducia che deve essere colmato. Come deve essere colmato? In modo molto semplice, comunicare innanzitutto in un modo diverso. Quindi non parlare più di certificazione, la certificazione può essere una parte di questa comunicazione, ma oggi il consumatore vuole sapere, per esempio, se questo prodotto è stato prodotto in un modo etico, è stato prodotto in Italia, capire una serie di cose. Quindi cosa possiamo fare noi? Possiamo basare, il modo di comunicare su un concetto molto semplice. L'azienda deve chiaramente costruire una storytelling, però questa è una storytelling, non è una favola. Significa che il DNVGL verificherà i dati di fatto su cui questa storia è basata. Quindi non chiacchiere, ma le evidenze oggettive. Non abbiamo fatto altro che combinare la nostra expertise, quindi conoscenza delle supply chain, capacità di fare audit sul campo, più l'aspetto digitale. L'aspetto digitale qual è? Diciamo che le aziende possono utilizzare una serie di sensori, eccetera, per acquisire i dati. Ma una volta questi dati, in realtà, questi dati però devono essere chiaramente verificati da DNV e questi dati saranno conservati in una piattaforma blockchain. Io non voglio andare in tecnicismi perché non ha nemmeno senso, ma la blockchain è uno strumento che rende il dato immutabile. Significa che tutti gli stakeholder, consumatori, eccetera, che hanno accesso a questa piattaforma possono capire se l'azienda sta cambiando oppure no dei dati. Nel momento in cui io cambio un dato, tutti verranno a sapere che ho cambiato qualcosa e quindi si mette in discussione la storia raccontata chiaramente da parte dell'azienda. L'azienda quindi che sceglie di fare un lavoro del genere, ossia facendo verificare i dati DNV e inserendo questi dati in una blockchain, quindi immutabili, immodificabili, significa che cosa? Significa un'azienda che non ha paura di mettersi in gioco e dà al consumatore un messaggio molto importante, quella di trasparenza, dire guarda, io ti sto raccontando la storia del mio prodotto, la faccio verificare da qualcuno lungo la filiera, ma non solo, i miei dati li voglio frizzare, li voglio congelare all'interno di questa piattaforma blockchain, che chiaramente è inattaccabile, e questo fino ad oggi è stato così, poi vedremo le tecnologie future cosa saranno capaci di fare, e questo diciamo è il grande salto diciamo, per quanto ci riguarda e per quanto riguarda i consumatori e per quanto riguarda le aziende, che sta accadendo, diciamo, in quest'ultimo periodo. Ora il mio benvenuto al dottor Carmine Nardone, presidente Futuridea, associazione per l'innovazione utile e sostenibile. Benvenuto, dottore. Anche lei subito una domanda a caldo. Qual è la situazione attuale e concreta del comparto agroalimentare? La prima considerazione è che dobbiamo essere consapevoli che i sistemi agricoli e alimentari nel mondo sono nel vivo di una grande trasformazione epocale. E poi bisogna approfondire le cause che determinano questa trasformazione così incisiva e spesso all'insaputa, cioè senza dovuti approfondimenti, studi e soluzioni. La prima causa è
le nuove potenzialità offerte dalle nuove tecniche di miglioramento genetico delle piante, ovvero il genome editing. Per la prima volta nella storia delle scienze agrarie, questa tecnica offre la possibilità di un miglioramento genetico combinato, cioè più quantità, più qualità nutrizionale, più adattamento ai cambiamenti climatici. E quindi è uno strumento estremamente importante da sottolineare, però, che contrariamente alle svolte epocali del passato, dovute alle nuove tecnologie, come la scoperta delle macchine, o le scoperte di Liebig o le scoperte di Mendel, era l'Europa a guidare le trasformazioni. Questa volta c'è un soggetto nuovo ed è la Cina che per investimenti colossali fatti a sostegno di questa attività di ricerca e soprattutto progetti di sviluppo delle aree territoriali, oggi è nelle condizioni di guidare questa trasformazione. La seconda causa è quello di un calo diffuso della fertilità dei suoli nel mondo. Ogni anno si perdono circa 18 milioni di ettari di terreno fertile dovuto a processi di desertizzazione, desertificazione, erosioni e così via, dovuto anche a quelle scelte tecnologiche che hanno portato a non riproporre e riprodurre la sostanza organica nei suoli in maniera dovuta. Questo ha scatenato un accaparramento alle risorse del suolo, alla terra, con accaparramento, land grabbing, che oggi sfiora circa 80 milioni di accaparramento nel mondo, guidate sempre dalla Cina. L'altra causa è l'interesse della criminalità organizzata per il cibo. Il 15% dell'economia mondiale si stima che sia controllata dalla criminalità organizzata. Una delle componenti a quelle tradizionali, storiche, come la droga o altro, è diventata il cibo. Il cibo, che è un bene a consumo obbligato, è stata l'attenzione della malavita, con un'idea anche globale, utilizzando forme di produzione basate sullo schiavismo, sull'uso del lavoro minorile e facendo concorrenza sleale, drammatica, ai sistemi agricoli e alimentari occidentali e spingendo anche in molte aree a un uso della manodopera bracciantile, abbassando diritti e tutele. Quando si parla di agricoltura, purtroppo si parla anche di squilibri, non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Uno fra tutti il fatto che il 5% degli operatori possiedono il 50% delle superfici agrarie. Cosa ne pensa? La riforma delle politiche agricole dell'Unione Europea necessita di una riflessione strutturale e profonda, soprattutto in rapporto a un contesto molto differenziato. L'agricoltura europea è composta dal 3,3% di aziende che occupano ben il 52,7% della superficie agraria e dal 66% di aziende al di sotto dei 5 ettari che occupano una superficie pare al 5,2%. È facile notare come una distribuzione ineguale sia evidente, cioè le grandi aziende sono riuscite ad avere risorse comunitarie ingenti che non hanno destinato a una radicale modifica nel modo di produrre in maniera più sostenibile o alla qualità e sicurezza alimentare. Spesso questi trasferimenti hanno alimentato delle rendite fondiarie, proprietarie assenteiste, e soprattutto in alcune zone dell'Europa hanno determinato veri e propri accaparramenti. Qual è la sua opinione per affrontare la crisi economica a cui stiamo andando incontro dal punto di vista della sostenibilità e della qualità della produzione? Un nuovo sviluppo ecosostenibile dell'agricoltura europea non può prescindere da alcune azioni precise e mirate, soprattutto col criterio di individuare soluzioni personalizzate alle specificità territoriali e organizzative delle agricolture europee. Meno bandi e più sportello finalizzato a azioni da intraprendere. È importante, per esempio, l'autonomia energetica su scala aziendale delle aziende,
in grado di introdurre meccanizzazione elettrica nelle attività agricole con riduzione delle emissioni o anche la possibilità di attivare produzioni in ambiente confinato in maniera ecosostenibile, penso all'ecoserre, particolarmente adatta alle piccole e medie aziende, in grado di incrementare reddito e qualità e sicurezza alimentare. Questa svolta epocale può avere direzioni opposte, cioè verso una maggiore sostenibilità o una maggiore insostenibilità nella produzione del cibo. Ecco perché siamo nel vivo di una riflessione profonda sulle condizioni che rendono più sostenibile la produzione del cibo, partendo da una definizione chiara, accessibile, che è quella di confinare lo sviluppo al reddito che la natura può dare senza intaccare le risorse non riproducibili nella produzione del cibo. Bene, questo è uno dei cardini e degli orientamenti sia della politica dell'Unione Europea e delle forme di intervento in agricoltura, cercando di porre attenzione a quelle che sono le condizioni e gli squilibri territoriali che oggi caratterizzano le agricolture del mondo e anche quelle europee. E un'ultimissima domanda. Qual è oggi il vero valore del Made in Italy? Le nuove certificazioni sulla qualità alimentare, in particolare per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali, può essere uno strumento efficace per accrescere le capacità competitive del Made in Italy. Ma soprattutto può essere anche uno strumento per contrastare le concorrenze sleali nella circolazione dei cibi a livello globale. Questa nuova realtà è rafforzata dall'uso dei blockchain, che possono diventare strumenti efficaci se sottratti all'uso quasi esclusivo finora delle multinazionali, da segnalare positivamente che un primo accantonamento finalizzato alle blockchain è stato fatto con l'ultima finanziaria del 2020, con un accantonamento finalizzato a cercare di sperimentare queste nuove forme di certificazione diffusa e di un vero e proprio patto tra consumatori e produttori per avere più qualità e certezza. Do il mio benvenuto ora al dottor Gennaro Velardo, presidente dell'Unione Nazionale Italia Ortofrutta. Benvenuto, dottore. Una primissima domanda per lei. Qual è la situazione attuale del comparto ortofrutta? Si continua a produrre e a vendere tra le difficoltà pre-Covid legate alla strutturale fragilità del sistema e alla sua scarsa remuneratività, a quelle del Covid legate alla rideterminazione delle modalità di lavoro, con l'obbligo del distanziamento nelle attività di magazzino, quindi con un incremento dei costi per la sicurezza, e dalla riduzione commerciale destinata al canale Horeca, che in questo periodo si è vista quasi del tutto azzerare. Abbiamo anche difficoltà post-Covid che riguardano l'andamento normale di quella che è una campagna, con la presenza purtroppo questa volta di gelate che condizioneranno non poco la frutta estiva, ed anche alla presenza ormai di insetti dannosi come la cimice asiatica, che non poche difficoltà ci ha dato, soprattutto nel mondo frutticolo. Grazie. Made in Italy è hashtag Io Mangio Italiano come chiave per nuove strategie di rilancio post-Covid. Quali sono le azioni concretamente messe in campo? Con la campagna Io Compro Italiano, che ha riscosso un significativo successo sui social, abbiamo inteso lanciare un messaggio ai consumatori italiani, consumatori che sono tra i più attenti ed esigenti. Abbiamo tentato di trasmettere l'importanza di mantenere attivo un sistema produttivo italiano, che è una garanzia di territorialità e di sicurezza alimentare. Continueremo con questa iniziativa che diventerà per i nostri associati che lo vorranno una vetrina per le loro aziende dove raccontarsi, dove raccontare ai consumatori che l'ortofrutta è un mondo fatto di persone che si impegnano per portare sulle nostre tavole prodotti compatibili con una sostenibilità ambientale ed economica. E per raggiungere questi obiettivi bisogna mettere in condizione gli operatori agricoli di fare un minimo di reddito.
L'etica deve coinvolgere tutti gli operatori della filiera, dal produttore al consumatore. Un prodotto che risponde a tutta una serie di requisiti è inimmaginabile che costi poco. Internazionalizzazione, vendite online, come cambia la strategia di impresa oggi? L'internazionalizzazione è uno dei punti fondamentali per le strategie di mercato, soprattutto per quei prodotti che possono viaggiare in tempi non propriamente brevi. L'attenzione verso paesi terzi è sempre più importante. L'apertura di nuovi protocolli con nuovi paesi è argomento sensibilmente significativo sui tavoli dei rappresentanti del mondo ortofrutticolo. In questo l'Europa potrebbe svolgere un ruolo fondamentale, diventando essa stessa interlocutrice dei paesi su cui affacciarsi con i nostri prodotti. È inconcepibile che ogni paese della comunità debba in modo autonomo aprire trattative con questi paesi. L'attenzione però verso questi paesi lontani non ci deve far distrarre da un mercato molto più interessante, che è quello, diciamo, europeo. Ed è su questo mercato che anche le vendite online potrebbero darci soddisfazioni commerciali interessanti. Bisogna però capire e interrogarci del perché verso questi mercati abbiamo perso quello che era, diciamo, il nostro appeal principale, probabilmente fatto di competenza, qualità. Ecco, su questo forse in futuro, non molto lontano, sarebbe interessante aprire, diciamo, delle discussioni interne nel mondo ortofrutticolo. La difficile situazione delle fiere del settore, ma anche nuove idee. L'esempio di MacFrutt 2020, cosa ne pensa? La digitalizzazione è una novità importante che può avere risvolti positivi, ma le fiere tradizionali restano un momento di confronto importante per gli operatori del settore. Un plauso va fatto agli organizzatori di MacFrutt Digital, che hanno inteso con questa iniziativa mantenere vivo l'interesse per questo evento, a cui noi parteciperemo. Comunque ci sono nostri associati che hanno già dato il loro assenso alla partecipazione di Fruit Attraction di Madrid in ottobre, a conferma dell'importanza di eventi dove gli operatori possono confrontarsi in modo diretto, guardandosi in faccia, così come è tradizione nel nostro mondo. Benvenuto al dottor Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania. Benvenuto, direttore. Grazie, buongiorno a lei. In questo appuntamento stiamo parlando di comparto agroalimentare, di crisi, di situazioni possibili di rilancio, di misure. Stiamo cercando di approfondire qual è la reale situazione, per cui le vengo immediatamente a chiedere qual è l'effettiva situazione del comparto agricolo in questo momento. Beh, io credo che rispetto al dramma che abbiamo subito, il sistema agroalimentare ha retto molto bene, e possiamo anche ritenerci abbastanza soddisfatti, cioè guardare il bicchiere abbastanza pieno, nel senso che comunque noi non abbiamo fatto mai mancare quelle che sono le derrate alimentari, abbiamo sempre dato la possibilità che sulle tavole italiane riuscisse ad arrivare quel prodotto Made in Italy. E per quanto mi riguarda Made in Campania, sia sulle esportazioni che sul mercato interno, grandi problemi non ne abbiamo avuti. Certo, abbiamo perso un 30-35% che era il mercato dell'Orica e della ristorazione, perché come lei sa è rimasta chiusa. Ma da questi giorni di apertura già vediamo segnali molto positivi nei grandi mercati, dove vediamo già una certa tonicità e stiamo riprendendo certamente i volumi che ci aspettavamo. Certo, avremmo voluto che questo problema non ci fosse, però l'abbiamo subito come cittadini, voglio dire, stiamo qui con la possibilità di riuscircene, però voglio dire, fondamentalmente il sistema agroalimentare ha retto abbastanza bene. Bene, e quindi una situazione tutto sommato positiva pur nella crisi. Quali sono comunque, se ci sono state, delle misure che avete adottato, che avete visto anche adottare per arginare una possibile crisi? Sì, devo dire la verità, noi abbiamo lavorato con gomito e gomito come organizzazioni sindacali agricole con la Regione, e dove abbiamo avuto accolto sul bilancio regionale, pertanto
a quello, tutto quello che verrà dal sistema nazionale, la Regione Campania, l'assessore dell'agricoltura, ha messo a disposizione per un pronto intervento circa 80 milioni, che già siamo in una fase di bando già uscito, pertanto stiamo facendo già le domande che andranno a ristorare quel mancato reddito che c'è stato per quei due mesi, tre mesi di lockdown che c'è stato. Certamente non ripareremo ai danni, soprattutto in due settori, il florovivaismo, che purtroppo i fiori abbiamo dovuto distruggere, e nelle primizie, dove abbiamo avuto qualche problema di manodopera, visto che noi non avevamo avuto la possibilità di avere operai che ci venivano a delle raccolte, pertanto ci sono state delle percentuali di prodotto che non siamo riusciti a raccogliere. Però fondamentalmente marzo e ad aprile ancora non si era avviata la grande campagna, insomma i danni non è che siano stati enormi, però voglio dire, la Regione Campania non ha fatto mancare la sua vicinanza al mondo agricolo, e noi partendo stiamo anche ringraziando questa possibilità che ci stanno dando, e a giorni dovremmo anche incassare in parte il danno subito. Ottimo. Quando si parla di crisi si parla inevitabilmente, e voglio dire non in maniera ottimista ma concreta e realista, di rilancio. Questa crisi, lo stiamo vedendo in tutti i settori, sta portando delle tematiche che prima del virus, il pre-Covid, erano comunque già in discussione, non latenti, ma già in discussione, come ad esempio la green economy, la svolta verde. Quali sono quindi le azioni, le misure volte al rilancio a fronte di questa crisi, che comunque implica e pretende un rilancio nel vostro settore? Allora, noi come Coldiretti Campania, noi gestiamo circa 11 mercati nei capoluoghi di provincia e 11 mercati nel capoluogo di Napoli. E che cosa abbiamo registrato da quando abbiamo aperto i nostri mercatini del chilometro zero famoso? Che abbiamo ritrovato un consumatore ancora più attento di come noi lo avevamo lasciato. Pertanto oggi abbiamo avuto un consumatore ancora molto più attento a da dove e come questo prodotto Made in Campania arrivano, e soprattutto loro stanno cercando di conoscere l'acquirente, ma soprattutto il produttore di questo prodotto. Pertanto gli si sta dando più valore ai nostri prodotti, e questo ci lascia ben sperare, per un semplice motivo, che si va a valorizzare quella che è la nostra produzione campana. E il concetto del chilometro zero e acquistare direttamente dall'agricoltore ha due fenomeni positivi. Uno, la freschezza del prodotto, uno, la stagionalità dei prodotti, ma soprattutto anche la capacità di poter fare cassa agli agricoltori, e pertanto anche una soddisfazione economica, rispetto anche nel garantire ancora di più la possibilità di dare prodotti che siano ancora più garantiti rispetto a quello che era la grande distribuzione. Non a caso abbiamo anche visto delle interviste che si sono fatte nei nostri mercatini, dove il consumatore ci ha aspettato, proprio perché riusciva ad avere prezzi più competitivi, ma soprattutto freschezza del prodotto. Vedete, questo è un fatto molto molto importante, perché ci dà la possibilità di valorizzare quella che è la grande biodiversità che in Campania c'è, tutto quello che Madre Natura ci ha regalato come prodotti dell'agroalimentare Campania, noi li teniamo, e voglio dire, il consumatore napoletano, che poi, o perlomeno Campania, che insomma è anche è abbastanza importante come numero, sta dando la possibilità di ricreare quell'agricoltura green che ci dà la possibilità di accorciare la filiera e avere una ristorazione sia a valle che a monte delle produzioni. Lei ha parlato di Made in Campania, ma anche l'hashtag Io Mangio Italiano, che in queste puntate abbiamo già trattato. Parliamo anche di Made in Italy, come queste eccellenze del nostro territorio, queste Made in, che diventano eccellenze e motivi di orgoglio, non solo nazionale ma anche regionale, spesso anche di località ben più piccole, che hanno una storia molto profonda, una tradizione molto lunga nel tempo. Quali sono le strategie, non soltanto a livello regionale ma anche nazionale ed europeo, per rilanciare
e valorizzare questo Made in Italy, questo Made in Campania, questo Io Mangio Campano? Ma proprio come le dicevo prima, il consumatore vuole essere più certo di quello che mangia e pertanto ci interessa la storia di quel prodotto. E mentre per alcune nazioni extra Italia raccontare un prodotto senza una storia diventa difficile, noi per quanto riguarda l'Italia, grazie a Dio, su ogni prodotto che nostra madre natura ci regala, e noi c'è una storia, perché c'è una storia d'Italia che si è costruita. Un esempio per tutti: la mozzarella di bufala è stata determinata come il prodotto di eccellenza europeo, ed è un qualcosa che l'abbiamo inventato, è nato, cresciuto, come si vuole dire, in Campania. Pertanto oggi la mozzarella di bufala Campania è effettivamente un driver che porta avanti con sé anche altre possibilità. Si porta dietro tutto il sistema del pomodoro, del concentrato, dei pelati, del vino, gli abbinamenti del vino. Cioè, voglio dire, è una vera locomotiva del Made in Italy, ma insieme con loro, insomma, i prodotti che le dicevo prima, insomma, beneficiano anche di questa situazione. Poi, al momento in cui tu riesci a pubblicizzare quello che si produce nella vicina Pompei o in terra Felix o nella Magna Grecia dei Campi Flegrei oppure dell'Irpinia, chiaramente diventa un motivo in più per essere scelto e poter essere acquistato in tutto il mondo. Pertanto, quando un giapponese, un cinese, un americano o un australiano vuole mozzarella DOP della Campania, sa dove si produce e lo si fa in Campania, e pertanto anche questo diventa una forma di un volano per poter trainare anche altri prodotti di Campania. Grazie mille. Un'ultima domanda, un'osservazione sul decreto rilancio che è uscito proprio in questi giorni. Noi come organizzazione a livello nazionale l'abbiamo seguito con molta attenzione. Ci sono molte misure molto interessanti, ma io dico che noi dobbiamo dividere quello che è il momento contingente che dobbiamo far recuperare agli agricoltori, al nostro mondo, competitività. Ma io credo che il grosso lavoro noi lo dovremmo fare tra settembre e ottobre, soprattutto per un rilancio sotto il profilo di riportare un'altra volta le persone in Campania, perché il più grande veicolo, come di tutta la pubblicità, è quando c'è Radio Tantam. E quando un turista viene in Campania e ha la possibilità di assaggiare i nostri prodotti, chiaramente il ricordo di quando va via è portarsi un pezzo del Made in Italy, dell'agroalimentare campano e italiano. E pertanto credo che gli sforzi dovranno essere fatti a livello di Ministero degli Esteri, soprattutto far diventare le ambasciate protagonista per riposizionare quello che in questa fase molto ovviamente abbiamo perso, perché non c'è stata la possibilità di portare fuori dall'Italia alcuni prodotti. Perfetto, grazie mille al dottor Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania. Grazie a lei, la saluto. Arrivederci. Salve a tutti e bentrovati sul canale YouTube della SEF, nostro oramai consueto appuntamento. Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare alcuni dei vertici del mondo agricolo e agroindustriale d'Italia, della Campania e d'Europa. L'onorevole Picirno ci ha omaggiato della sua presenza, graditissima, dandoci un quadro completo di quello che è il momento post-Covid, lato istituzioni, e quello che le istituzioni stesse stanno facendo per un mercato che, come giustamente lei rappresentava, è in forte crisi. Abbiamo avuto poi due punti di vista autorevoli dei maggiori esponenti del mondo agricolo, collegato ovviamente anche indirettamente alla parte agroindustriale, con Salvatore Loffreda di Coldiretti Campania e Gennaro Velardo, presidente nazionale di Italia Ortofrutta. Un quadro d'insieme dell'amico esperto Carmine Nardone relativamente al mondo della biodiversità, e a chiosa di tutto
uno sguardo sul futuro, dove Francesco Di Sarno, regional manager di DNV, ci ha rappresentato quello che è la loro visione prospettica di un mercato che oggi ha subito una grande flessione e che grazie ai sistemi di certificazione e di valorizzazione può venirne fuori. E io proprio da qui vorrei partire perché noi come Italia, gli operatori del settore agricolo e agroindustriale hanno un grande compito, quello di raccontare quello che fanno. Non è una banalità. Non è facile per noi italiani, siamo la nazione con più DOP d'Europa e con una storia agricola, culinaria, agro-industriale più importante del mondo. Non è facile raccontarsi, a volte ci perdiamo e non sappiamo farlo bene. Soprattutto noi in Campania, che siamo la culla di questa eccellenza. Altri in Italia lo fanno meglio di noi e noi dovremmo impararlo a fare. Soprattutto in questo momento dove l'emergenza coronavirus ha messo a nudo tutte le nostre difficoltà a livello nazionale, a livello europeo e mondiale. Pina ci rappresentava dei dati drammatici dettati dalla stessa Coldiretti e confermata anche da Italia Ortofrutta. Parliamo di un 40% di aziende che sono in sofferenza nel mondo agricolo e del mondo agroindustriale. I cali dell'esportazione sono tanti, i danni della chiusura del mondo Horeca sono danni che contano vittime oramai. C'è una lenta ripresa, ma è lenta, c'è bisogno di impulso, c'è bisogno di un rilancio e gradatamente qualcosa sta arrivando lato governo centrale, ma soprattutto grazie all'intervento dei nostri europarlamentari che gran lavoro stanno facendo e un grandissimo supporto, direi determinante per il futuro della nostra nazione, hanno dato con il Recovery Fund. Parliamo quindi di un quadro d'insieme che, come rappresentava l'onorevole Picierno, è molto complesso. È un quadro che ha bisogno di un rilancio in cui l'esportazione può farla sicuramente da padrona e anche da questo punto di vista c'è bisogno di uno slancio aperto, forte e determinato verso i mercati importanti, quindi c'è bisogno ancora di più di essere Stati Uniti d'Europa. Dobbiamo però imparare a saper vendere quello che abbiamo e non è banale. Abbiamo una storia, abbiamo una tradizione che dobbiamo raccontare attraverso quello che oramai il mondo dei media, il mondo del mercato economico chiamano storytelling, raccontare se stesso la propria tradizione e le qualità del prodotto che si va a rappresentare. Non è una cosa facile, è un'azione che è trasversale, che nasce dal passato, che guarda al presente e deve rappresentare e deve raffrontarsi con il futuro. Perché questo? C'è un fil rouge che lega un po' tutte quante queste esigenze. Come parlava giustamente Carmine Nardone, abbiamo una storia, una tradizione di biodiversità immensa, ricchissima, che è sconosciuta a noi italiani, a noi campani, immaginiamo nel resto del mondo. Va raccontata questa, va valorizzata la tradizione, va raccontato il territorio e va legato al mondo dell'innovazione e della sostenibilità. Per cui uno sguardo al futuro grazie ai sistemi di tracciabilità e rintracciabilità, ma anche ai sistemi di intelligenza artificiale e soprattutto ai sistemi di certificazione a cui faceva riferimento Francesco Di Sarno. Una chiave di lettura indispensabile se si vuole approcciare a mercati qualificati, ricchi, dove il prodotto abbia la giusta valorizzazione, il giusto contegno, la giusta dignità. È molto bello il progetto che DNV sta portando avanti e magari nelle prossime puntate avremo modo, se gli amici ne avranno piacere, di raccontarlo e di vivere anche qualche esperienza fatta da loro. Un supporto importante alla valorizzazione dei prodotti food italiani, del Made in Italy, delle eccellenze, attraverso dei sistemi di certificazione, di valorizzazione della reputazione del prodotto stesso e della qualità del prodotto, nonché dell'imprenditore che ne ha alle spalle. Una storia che viene raccontata, che, come dicevo, parte dal passato ma ha uno sguardo al futuro.
È indispensabile l'innovazione e la sostenibilità, come anche ci rappresentavano gli amici di Coldiretti e di Italia Ortofrutta, perché dobbiamo raccontare la nostra storia, la nostra territorialità, mantenendo una importante vicinanza a quello che è il territorio. Ben venga il mondo del chilometro zero, ben venga il mondo della valorizzazione territoriale. Ben venga il mondo della certificazione dei prodotti e del connubio tra storia, territorio e tradizioni, soprattutto se poi l'innovazione e la sostenibilità valorizzano questi elementi come moltiplicatori di una curva di crescita che può essere innescata e che può diventare sicuramente importante e foriera di risultati. Non solo nel breve periodo, ma soprattutto nel medio-lungo periodo. Quindi un trade union, un collegamento di insieme tra tradizione, storia, innovazione, qualità del prodotto, valorizzazione delle biodiversità, valorizzazione etica del prodotto, che è altrettanto un elemento di grande spicco e di grande importanza. Per essere rappresentato sui mercati esteri attraverso dei sistemi di certificazione innovativi, solidi, che siano effettivamente garanzia di qualità e di pregio. Ne abbiamo bisogno soprattutto noi italiani, ne ha bisogno il nostro Made in Italy perché abbiamo elementi, abbiamo prodotti che possono essere valorizzati sotto questa chiave. Non abbiamo paura del confronto con nessun altro paese europeo in termini di food, ma poi parleremo anche di tessile e moda, per cui è determinante in questa fase anche l'azione che sta avendo il governo centrale su impulso dell'Unione Europea di valorizzare i sistemi di esportazione, alleggerire le procedure attraverso lo snellimento degli iter burocratici per finanziamenti all'internazionalizzazione, per il supporto all'internazionalizzazione stessa, come una chiave di volta che possa rappresentare in sostanza la way out da pantano in cui il coronavirus ci ha portato e che ci tiene attanagliati. Parliamo di una filiera importante nell'economia italiana che rappresenta un cospicuo pezzo del PIL. Il chilometro zero, l'eccellenza, la qualità rappresentano in queste circostanze dei punti di debolezza per chi vuole operare in maniera trasparente, chiara e leale. Noi italiani, gli agricoltori italiani, i trasformatori italiani, ne sono da questo punto di vista scuola, ne hanno fatto una scuola nel mondo. Siamo tra i settori più copiati, più imitati in tutto il globo, dall'America alla Russia, alla Cina, al Giappone, sia per il food, ma anche per altri prodotti di eccellenza. Ma diciamo che il food da questo punto di vista ne risente tanto. Abbiamo bisogno di una nostra dignità, di una certezza dei nostri prodotti, una certezza di poter vendere quella che è la nostra storia, la nostra tradizione, quella del settore florovivaistico che rappresenta un'economia importante del mercato campano che si affaccia in tutto il mondo, in tutta Europa. Uno sbocco prevalente sul mercato olandese. Rappresenta l'economia per centinaia di agricoltori che hanno visto in pochi giorni devastato il proprio patrimonio economico-finanziario e le loro prospettive. In questo caso è indispensabile, grazie anche al supporto di Pina, che questo comparto abbia il giusto riconoscimento e la giusta dignità. C'è stato anche grazie al supporto di Coldiretti che ha operato in maniera diretta in Regione Campania e di concerto sul governo centrale, riuscendo a dedicare per il florovivaismo delle linee dedicate, mirate al rilancio di un settore che tanto rappresenta il Sud Italia e la nostra economia tutta.
Stesso discorso vale per la filiera bufalina, che è un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Ecco, vedete, a me viene da sorridere perché penso alle economie campane, penso all'economia italiana, penso al pomodoro San Marzano piuttosto che alla mozzarella di bufala, al nascente olio di oliva campano, piuttosto che alla valorizzazione di tutte le biodiversità che abbiamo. Sono storia in tutto il mondo, sono prodotti ricercati in tutto il mondo e come diceva correttamente Salvatore Loffreda, dobbiamo fare in modo che gli imprenditori possano raccontare e far portare a chi viene in Campania un pezzo del nostro Made in Italy, un pezzo importato del Made in Campania. Abbiamo la fortuna di lasciare ricordi che vengono mantenuti vivi negli anni. Perché sono esperienze di vita, non solamente dal punto di vista del gusto, del sapore, ma della tradizione, della storia che i nostri prodotti sono in grado di ricordare, di far nascere all'interno dell'animo di chi li assaggia e di chi li vive. Ecco, dobbiamo essere bravi da questo punto di vista, dobbiamo raccontarci. Lo dobbiamo fare dando delle certezze agli interlocutori, soprattutto in un periodo come quello del coronavirus, in cui tutte le certezze sono mancate, economiche, politiche, sociali. Dobbiamo rinascere e farlo con il sorriso, tutti, e dobbiamo farlo trasmettendo serenità e gioia di vivere, perché i nostri prodotti mettono il sorriso. Il Made in Italy mette il sorriso, soprattutto se viene portato in giro per il mondo. Grazie, ne parleremo ancora in altre circostanze e con altri interlocutori.